Le due giornate della solidarietà e della legalità si aprono con un convegno al Cineteatro Eden. Allora, un convegno molto interessante. Come saranno strutturate queste due giornate? Allora, le due giornate intanto sono organizzate dall'Associazione Antirracket e dalle associazioni aderenti alla Federazione Movi, il Movimento di Volontariato Italiano, e all'iniziativa compartecipa la Regione, la Fondazione Con il Sud e la nostra associazione di volontariato con le risorse che ci ritroviamo in questo momento. E l'iniziativa mira intanto a sensibilizzare i giovani alle tematiche della legalità e della solidarietà. Dice, perché questo connubio a noi è sembrato l'ideale? Perché il mondo del volontariato in questo momento, rispetto ad altre realtà, altri pezzi della società, è sicuramente molto impegnato sul fronte della legalità. Poi le giornate si svolgeranno, saranno oggi, sabato e domenica. C'è stato questo convegno di apertura, poi durante la giornata avremo anche dei momenti ludici con animazione per bambini, poi si apriranno nel pomeriggio i gazebo informativi delle associazioni di volontariato. E sia nella sera di sabato che di domenica ci saranno due spettacoli, uno di musica rock questa sera con un gruppo conosciuto e domani sera invece con degli interventi jazz. Quindi insomma informare i giovani per fargli conoscere qual è anche la realtà in cui vivono, la società in cui vivono, per partecipare al meglio. Certo, noi da tempo siamo impegnati sul fronte della, come si dice, la partecipazione orizzontale, nel senso che si parte dalla base per cercare di costruire una nuova leadership, una nuova dirigenza che sia in grado di costruire un domani migliore per la nostra società, basato appunto sulla solidarietà e sulla legalità. Questo era. Accanto a noi anche il professor Piero Di Giorgi. Lei ha partecipato al convegno, cosa ne pensa di quello che si è detto finora, soprattutto il suo intervento, di cosa ha trattato? Io sono stato invitato, sono stato invitato a meno di una settimana da Ernesto e da Ballatore per fare una relazione sulla storia della mafia, che come lei sa, ormai ci sono biblioteche, volumi e volumi. Se io non mi fossi già occupato della mafia in passato, facendo un libro sui valori mafiosi, che era più attinente alla mia professione di docente di psicologia, e poi partecipando a varie iniziative insieme alle istituzioni, non avrei potuto in meno di una settimana. Quindi ho solo fatto un aggiornamento per attualizzare quelle che sono le problematiche della mafia alla situazione attuale. E quindi, che so, la trattativa Stato-mafia che viene negata e che invece c'è stata di fatto sempre. Non voglio parlare da prima dell'Unità d'Italia, ma già se andiamo dopo la liberazione, alla strage di Portella e Le Ginestre, e poi via via. Più avanti già vediamo che ci sono stati sempre pezzi delle istituzioni che sono state deviati o che sono state conniventi con la mafia, e quindi ho fatto emergere in questa relazione anche come la mafia si sia non solo evoluta dalla mafia dell'agricola, la mafia edilizia e poi alla mafia della droga, della prostituzione, estendendo il volume di affari in tutti gli ambiti di attività economica e estendendosi su tutto il territorio nazionale, ma anche l'attualità di questi intrecci, di queste interazioni tra mafia, referenti politici e pezzi di istituzioni che hanno condizionato e continuano a condizionare da tantissimi decenni la vita di questa, non solo della Sicilia, ma dell'Italia, e quindi agendo non solo sulla economia del nostro paese, ma anche un pericolo per la democrazia.
e quindi poi ho voluto sottolineare soprattutto l'importanza che ha non solo che ci siano delle istituzioni sane, dei magistrati coraggiosi, delle istituzioni non coinvolte, che ci sia una pubblica amministrazione onesta e non contigua o compromessa con la mafia, che pure è importante, ma è fondamentale e pregiudiziale, a mio parere, lo aveva ben capito Borsellino, Paolo Borsellino, che si operi per un'azione di prevenzione, di informazione e di formazione sulle nuove generazioni, e quindi in questo senso un ruolo fondamentale deve essere agito da parte delle scuole, perché maturi nelle giovani generazioni una coscienza critica e trasformativa, con valori alti che in questo ultimo ventennio sono stati gravemente lesi e in cui ormai domina incontrastato, basti guardare quello che è avvenuto e che continua ad avvenire nei concorsi universitari, le spartizioni, le raccomandazioni, il clientelismo e soprattutto le massime istituzioni dello Stato che hanno gravemente danneggiato l'immagine delle istituzioni e quindi portando avanti, anziché valori di solidarietà, di partecipazione, di giustizia, di eguaglianza, hanno portato avanti valori dissolutivi, individualisti, razzisti, di inviti all'evasione fiscale e così via.